esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, passo laterale squat. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Stop! Prossimo esercizio, stacco ad una gamba. Via! Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Non piegare o inartare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non piegare eccessivamente il busto in avanti per non perdere l'equilibrio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non poggiare il piede a terra nella fase di discesa per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata. Tienila sempre in linea con la schiena. Stop! Prossimo esercizio. Slanci posteriori posizione a triangolo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci mentre sei carponi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non piegare o sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando raggiungi il limite. Non piegare la gamba. Tienila sempre ben distesa. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Prossimo esercizio, slanci posteriori più piegamento gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non sforzare il collo. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Prossimo esercizio, slanci posteriori ai carponi a 90 gradi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con apertura delle gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non aprire le gambe dopo il sollevamento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Stop. Prossimo esercizio. Sollevamento cosce più piegamento gambe. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare mai il bacino da terra durante il movimento. Esegui il movimento lentamente per evitare problemi alla schiena. Non sollevare la testa, il collo deve essere sempre in linea con la schiena. Stop. Prossimo esercizio. Stretching glutei. Via!
5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching glutei. Via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.